La Procura della Repubblica di Caltanissetta smentisce, nessuna ritrattazione. I parenti insistono ed esibiscono la registrazione di una conversazione telefonica. Vincenzo Scarantino non vuole più collaborare con i magistrati. Tutto quello che ha raccontato sulla strage di Via D'Amelio sono solo bugie. Sulla marcia indietro del collaboratore di giustizia ormai è giallo. Un mistero che lo stesso pentito però avrebbe deciso di chiarire con una telefonata alla nostra redazione. Ho deciso di dire tutta la verità e di non collaborare più perché ho detto tutte bugie. E ho deciso di dire tutta la verità che io sono innocente. Quello che lei ha raccontato sulla strage di Via D'Amelio allora? Non è vero niente. Sono tutti articoli che ho letto nei giornali. Quindi lei ha letto tutto sui giornali? Sì, ho montato tutta questa cosa. Ma io voglio andare in carcere, oggi me ne voglio andare in carcere. E voglio andare nell'udienza di quelle dove si sta svolgendo il processo del dottor Borsellino. La gente di cui lei ha fatto i nomi sono tutti innocenti allora? Tutte. E adesso che farà, signor Scarantino? Me ne vado in carcere, lo so che mi fanno urinare sangue e mi fanno morire in carcere. Però morirò con la cosa. A me a Pianosa mi stanno facendo urinare sangue. A me facevano delle punture, i penicilline. Mi stanno facendo morire a Pianosa. Costretto a raccontare quelle verità sulla strage di Via D'Amelio, torturato nel carcere di Pianosa, Vincenzo Scarantino fa marcia indietro e lancia accuse durissime. E la sua ritrattazione adesso rischia di dare un duro contraccolpo al processo per la strage del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Da Caltanissetta i magistrati della procura fanno però sapere che gli imputati sono stati rinviati a giudizio prima che Scarantino diventasse un collaboratore di giustizia. E da ieri sera dell'ex pentito non si sa più nulla. Dopo la telefonata al nostro giornale sarebbe stato portato via dal suo rifugio segreto. Vincenzo Scarantino adesso è probabilmente rinchiuso in un carcere del nord Italia, mentre la sua famiglia, la moglie e tre bambini, in queste ore sta facendo ritorno in Sicilia.